devono essere presenti. Proposta di matrimonio, le marchiette e marchettine devono arrivare a 100.000 like. Cioè, se non arriva a 100.000 like questo video, io non sposerò mamma Giulia. Lasciate, ma voglio 30 like. Giorni di tempo però. Incominciate a spolliciare, condividere il video con tutti i vostri amici e dire di mettere like, mi raccomando. E ovviamente la proposta di matrimonio la farai insieme a loro, giusto? Perché certo. Registrerai tutto, registro, vero? Tutto. 100.000 like a partire da ora. Ragazzi, l'estate praticamente è iniziata. Tutti in acqua! Mi sa che la nostra giornata di mare si conclude di nuovo in acqua. A stare in piedi sulla tavola con scarsi risultati. Mannaggia, che brutto tempo quest'anno. No, vabbè! Macchiette, macchiettine, sta grandinando! Dove è sparito? Dove è finito? Cercatemi insieme. Ciao a tutti, macchiette e macchiettine. E benvenuti in un nostro nuovo vlog. Dico vlog, amici, perché da oggi iniziano le vacanze estive. Ebbene sì, ragazzi, non siamo più a casa, ma siamo al mare. E ora vi mostreremo tutto e ovviamente passerete giornate intere insieme a noi. Andremo al mare, andremo ai parchi acquatici, e andremo a mangiare fuori, vedremo i nonni, vedremo gli zii, comunque vedremo tutti i cuginetti. Quindi macchiette e macchiettine, mettetevi belli comodi e iniziamo con vedere cosa fa Diego e cosa fa Chiara. Diego, dove stai andando? Non lo so, stiamo andando a prendere un quaderno per me perché io voglio scrivere. Ah, ma ti sei portato anche i compiti? Tu volevi proprio un quaderno con una penna? Sì. Ok, allora lo vai a prendere? Così possiamo iniziare al meglio le nostre vacanze? Papà Antonio, me la prenderesti una brioche al cioccolato e una alla marmellata? Due? No, vabbè, no, una sola, una. Facciamo cioccolato, cioccolato, cioccolato. Oh, mi raccomando dal panettiere, non al bar. Viamo, viamo, viamo. Chiara sta dormendo. Buongiorno, amore. Avete visto? Chiara sta riposando, tra virgolette riposando, perché si è appena svegliata, si stava rilassando. E ora vi mostrerò la casa. Ovviamente è un pochino in disordine perché siamo arrivati ieri sera tardi e ho disfatto le valigie un pochino alla veloce, ho fatto già una lavatrice e ovviamente è un pochino sotto sopra. Ma Chiara, ti è venuta la tosse? Vabbè, guardate la casa. Beh, questa è la porta, questa è la cucina, scusate il disordine. Qua c'è tutta la cucina, poi qua c'è una camera da letto, seconda camera da letto e bagno. Ovviamente, come potete notare, abbiamo anche il nostro amico Rocky è venuto con noi e ovviamente anche Pallino. Qua Rocky e abbiamo un terrazzone mega galattico che dà vista mare. Guardate un po', è bellissimo. Bello, bello, bello. Eccolo qua. Ovviamente, come ben sapete, abbiamo deciso di portarci i cani perché staremo un po' di giorni al mare. Dove è andato Rocky? Guardate qua che bel terrazzone. Rocky, dove sei? Rocky, dove è andato? Ah, e ovviamente, ragazzi, io continuerò a lavorare. Infatti, agenda con i prossimi video già tutti programmati. Rocky? Sì, amore. No, no. Ah, mi hai fatto male. Ma perché sei così grande? Vabbè, Rocky, andiamo fuori. Andiamo fuori, Rocky. Su, fuori. Fuori, fuori. Secondo voi, con un booster lo convincerò? Perché devo sistemare. Rocky! No, Chiara, se ti vede tuo padre! Rocky, guarda cos'ho! Rocky, guarda, vieni fuori. Vieni, 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 guarda qua. Sì, vai, prendilo. Che bella strategia, mamma Giulia, complimenti! Ovviamente, perdonatemi, la casa un po' sotto sopra, ora sistemiamo, ci prepariamo e andiamo insieme a voi a iniziare la nostra fantastica vacanza. No, vacanza no, Rocky, ma se guardate bene il video, in quel pezzettino, sì? Mi ha tirato una codata in faccia. Ah, mannaggia, mica me ne ero accorta. Vabbè ragazzi, iniziamo le nostre vacanze estive! Devo ammettere che riordinare e sistemare in
vacanza non è così poi tanto bello. Ma vabbè, amici, chi se ne frega, l'importante è essere in vacanza. Quindi ora termino di sistemare, ci prepariamo. Devo ancora fare i letti. Chiara, ti vuoi preparare che dobbiamo uscire per andare al mare, per fare un sacco di cose? E ovviamente i nostri amici verranno con noi? Ma sta per arrivare papà e Diego con la colazione e noi siamo ancora così. Papà Antonio è tornato, laggiù c'è Pallino e il sacchettino della colazione. Ok, Chiara non è ancora pronta, ma voleva uscire anche lei a portare i cagnoloni, cagnolini. Tu Pallino vieni con noi? Dai, vieni su, vieni a farti un giro, una passeggiata. Andiamo anche tu. Tutti e 90. Sì, tutti e 90, va bene. Spegniamo la luce e andiamo. Finalmente ci faremo una bella passeggiata con i cagnoloni. Non andiamo di là dove c'è quelle belle rosvane. No, non ci andiamo, tranquilli. Chiara, lo sai che stavi per cadere? Te ne sei resa conto? Cagnoloni. Sì, sono cagnoloni. No, no, cagnolone e giochi. Cagnolino e pallino. Sì. Rocky è grande. Sì. Pallino e cagnolino, Rocky cagnolone. Ok, una bella passeggiata con i cani alle 9.35 di mattina, il primo giorno di vacanza. Io devo dire che promette bene questo inizio, vero bimbi? Sì. Ovviamente, perché volevo farvi vedere tutto quanto dall'inizio alla fine della nostra vacanza, non ho ancora fatto colazione, perché ovviamente quando papà Antonio ce l'ha portata dice io porto i cani. No, i cani volevo anch'io venire e ovviamente voi macchiette e macchiettine volevo che veniste con noi e quindi non ho ancora fatto colazione e difatti c'ho un po' di crampetti allo stomaco. Mamma, dimmi. No, ho paura. Di un cane grosso libera, grosso? Si libera il cancello. Ma cosa dici? Figurati. È bravo, è bravo. Abbaia fortissimo. Vabbè, dai. Ovviamente, ragazzi, siamo venuti dietro casa. Ok, ed è comodissimo perché Rocky sembrerebbe che gli piaccia. Ah, e ovviamente voi gli chiederete perché Pallino è senza guinzaglio invece Rocky col guinzaglio? Perché sono due razze completamente diverse e soprattutto Rocky talmente è cucciolino e vorrebbe giocare con tutti che rischia di scappare, vero sì, Chiara? Pure Pallino siamo abituati perché 14 anni che va senza guinzaglio. Pallino sì, basta che papà Antonio lo chiama e lui arriva. Ecco, sta a vedere. Eccolo lì. Come ha aperto il cancello? Ecco, quello là era il cane gigante che Diego aveva paura. Andiamo, 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 scappiamo. E ovviamente è Diego praticamente già a casa. Sentite che abbaio che ha fortissimo. Hai capito come hanno paura? Eh sì, è tipo un Rottweiler grosso grosso. Oh, Pallino, perché non ti fai i fatti tuoi e non vieni avanti? Che tu sei piccolino, sei pure vecchietto. Ovviamente dopo una bellissima colazione noi abbiamo deciso di passare tutta la giornata in spiaggia e ovviamente vi faremo vedere tutto quello che noi faremo oggi. I bagni, non bagni, andremo agli scogli, faremo un sacco di cose. Finalmente siamo arrivati della nostra mezz'oretta di camminata. Finalmente mamma Giulia farà una buona colazione. E Chiara, e cosa aspetti a venire a fare colazione pure tu? C'è il cornetto al cioccolato, ci sono anche i cornetti alla marmellata. No, io voglio la focaccia. Sì, forse papà focaccia ne ha anche presa. Dovete sapere che la cosa che manca di più a Chiara, Diego, mamma Giulia e papà Antonio è la focaccia che c'è in Liguria, perché a Roma non c'è questa focaccia. Cioè, addirittura a Roma la chiamano la pizza bianca. Chiara. Vabbè, fate una cosa, se per caso capitate in Liguria, mangiatevi un buon pezzo di focaccia, fidatevi. E Chiara vuole l'estate. Vabbè ragazzi, buon appetito a noi. Ovviamente anche papà Antonio sta facendo colazione. Chiara arrabbiata perché papà Antonio non gli ha portato l'estate e difatti guarda di brutto. Vabbè amore, beviti il succo. Ma non mi piace, mi viene il succo con la focaccia. Oh mannaggia. E Diego, tu non mangi niente?
No? Cosa hai mangiato tu stamattina? Il latte. Con i? Biscotti. State tranquilli, mi avete scritto valanghe di messaggi. Come sta Chiara con l'apparecchio? Sta benissimo e riesce a mangiare completamente tutto. Vero amore mio? Ovviamente amici, siamo rientrati a casa perché tra poco andiamo al mare e nel mentre che stavamo aspettando di andare a pranzo per poi andare al mare, abbiamo deciso di fare un TikTok e un reel su Instagram. Difatti, guardate. Sta arrivando, vieni insieme a noi. Se vuoi divertirti, fare quello che vuoi. Adesso c'è anche Rocky che fa parte di noi. Se per caso voi non ci state ancora seguendo su Instagram, vi consiglio di andarci a seguire sulle nostre due pagine ufficiali, Mamma Giulia Figlia Chiara e Figlia Chiara e Figlio Diego, perché abbiamo ben due profili. Posso vedere le ballette che abbiamo fatto appena? Sì, adesso te lo faccio rivedere. Vabbè ragazzi, quindi voi andate a iscrivervi al nostro canale di Instagram, mi raccomando, per non perdere il quotidiano nostro, perché ovviamente non pubblichiamo un video al giorno, ma bensì più video al giorno. Però prima di andare, Diego voleva fare il balletto lui. Quindi ora vediamolo. Ah mamma, sei la metà, la vedi te, oh mia cara. Ah mamma, sei... Bravo! Quale che vuoi fare? Voglio fare il balletto della nostra coreografia. Ok, allora mettiti... Sì, mettiti lì. Ho bisogno di spazio. Allora mettiti un po' più in là, se hai bisogno di spazio. Sta arrivando Milena insieme a noi. Se vuoi divertirti, fare quello che vuoi. Adesso c'è anche Rocky che fa parte di noi. Mi raccomando, anche voi ballate la nostra canzone. Corri a vedere nuovo video fatto su YouTube. Vabbè, noi andiamo al mare. Finalmente amici, siamo arrivati al mare. Non potete capire che spettacolo. Oggi sembrerebbe anche abbastanza tranquillo e pulito il mare, perché ci hanno detto che qualche giorno fa era abbastanza mosso, invece oggi fortunatamente è bello tranquillo e soprattutto bello pulito. Vabbè, intanto vediamo cosa stanno facendo Chiara, Diego e papà Antonio. Noi siamo nella spiaggia, però ci dobbiamo spostare perché in quella dove siamo noi non si può giocare a palla. E difatti siamo venuti in questa libera per giocare. E ovviamente loro stanno giocando a palla. Chiara, fatti un po' vedere col costumino. Wow, bellissima sei. Chiara, vuoi fare una ruota, una capriola, una verticale? Una rondata? Ecco, quello che non avevo detto. Va bene. 3, 2, 1... Che brava! E ovviamente papà Antonio e figlio Diego stanno giocando a palla. Abbiamo appena comprato la palla nuova, bella verde, ecco. Chiara è negata con il calcio. Vediamo un po' papà Antonio e figlio Diego cosa fanno. Sembrerebbe papà Antonio che stia sfidando Diego. Con questi costumini blu non riesco neanche a capire chi siete. Ah, tu sei Diego e tu sei papà Antonio. Opala! Vabbè, ragazzi, vi faccio un po' vedere il mare, perché sicuramente sarete curiosi com'è il mare della Liguria. Dei piedini. No, amore? No? Amici, voi non potete capire che bello che è oggi starsene al mare. Pensavamo che fosse bruttino il tempo, ma invece è uscito un sole bellissimo ed è veramente tanto tanto caldo. Quindi ragazzi, oggi pomeriggio giornata solo di mare e sole. Ovviamente non faremo solo questo, ma faremo un sacco di altre cose. Ma adesso intanto mi vado a mettere un po' di crema, perché sennò mi ustiono. Mi raccomando, voi da casa ricordatevi che ogni volta che andate... Scusami, tu mi vorresti sfidare a racchettoni? Sei sicuro? Ora io. Eh? Sei pronta? Sì, sono pronta. Sì, dai. Dai, su, dammi. Vai. Ragazzi, al volissimo, eh? Dai.
Macchiette e macchiettine, super novità! Potrete ordinare oppure acquistare in tutte le librerie d'Italia oppure nel link in Amazon che vi lascio sotto nel link in descrizione il nostro nuovo libro, Il mistero di Madame Mystéreau. Fatemi sapere che cosa ne pensate e correte ad acquistarlo! Qua a voi la nostra postazione preferita di tutta la vacanza. Eccola qua. Questa sarà la mia postazione e non mi muoverò più da qua seduta. Quindi se mi incontrerete io sarò qua seduta. Finalmente mamma Giulia per un po' si rilasserà, sperando che Chiara e Diego non chiamino continuamente. Ora mi farò una piccola penichella nel mentre che papà terrà sotto controllo Chiara e Diego e poi vedremo che cosa fare. Pennichella, come i vecchietti. Una pennichella ti fai? Mi sa che ora si tufferanno in acqua sicuramente. Sicuro, sicuro, sicuro. E dovete sapere che ogni volta che entrano e escono dall'acqua si devono asciugare completamente e mettere il costumino asciutto. Ok, hanno intenzione di farsi un bagno prendendo la rincorsa tutti e tre, quindi... No. 3, 2, 1. Si è fatto male papà Antonio, sicuramente avrà preso qualche pietra. Madame, è un mare perfetto oggi. Solo che è leggermente fresco perché dovete sapere che il sole non è caldissimo come dovrebbe essere a luglio. Dicono che tra qualche giorno arriverà il caldo caldo, quindi noi lo stiamo aspettando. Stanno continuando praticamente da mezz'ora a fare così. Io non so papà Antonio quando uscirà dall'acqua se non avrà male alle braccia. Si può dire che si sta tenendo in allenamento, eh. Vai! Vai che ti alleni le braccia, vai che ti alleni! Che è successo a Diego? Diego, tutto bene? Sembrerebbe che a Diego gli sia entrata l'acqua dal naso, quella del mare, quindi dà abbastanza fastidio. Dopo un bel bagno ci voleva una bella buca, non so che cosa staranno costruendo, ma noi cerchiamo di capire che cosa fanno. Secondo voi che cosa combineranno Chiara, Diego e papà Antonio? C'è un elicottero! Vabbè, se voi più o meno già immaginate che cosa vogliono fare loro, scrivetecelo qua sotto nei commenti. Ma mi sa che non faranno praticamente nulla, perché sono di nuovo andati in acqua e le buche sono state ricoperte con l'onda del mare. Quindi, tra virgolette, nulla. Allora, noi siamo super pronti per andare a mangiare fuori, perché come ben sapete ho intenzione di non cucinare in questi giorni, cioè perlomeno in questa vacanza. Come ben sapete che ci fermeremo un po' di giorni, ma non vi svegliamo ancora quanti. Vabbè, non voglio dilungarmi troppo, ma vi volevo far vedere un bimbo, più o meno all'incirca quasi 7 anni, che si sta pettinando e volevo farvi vedere com'era pronto per uscire questa sera. Oh, eccolo qua, il mio cucciolino. È anche uscita lei, che si sta facendo un'acconciatura. E Diego, come potete notare, il colore bianco barra biondo si sta levando, vero Chicco? Sì, ma guardate qua, si sta levando. Ma sai che stai benissimo? Facciamo una cosa, chiediamo alle nostre macchiette e macchiettine secondo loro se sta bene o meno bene rispetto al suo colore di prima. No, ma guardate che belli che sono. Eccoci qua, c'è anche mamma Giulia. Vabbè, questo video sarà molto lungo perché faremo vedere tutta la vacanza intera. Ovviamente, se non l'avessi ancora fatto, i nostri amici, le nostre macchiette e macchettine, cosa devono fare? Iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like! E come ben sapete, Rocky fa parte di noi. Ah, e come ben sapete... Sì? Sì, si è fatta male al piede, guardate un po'. Chiara e il piede
con un bel taglio. Mannaggia. Vabbè, Chiara, tra quanto hai finito? Un paio d'ore? 2000 ore. 2000 ore. Dai che andiamo a cena fuori. Ma forse voi non lo sapete, noi stiamo per uscire di casa e papà Antonio ora incomincerà a preparare la pappa di Rocky, perché dovete sapere che oltre ad avercelo portato dietro abbiamo deciso di portarci anche Pallino. Vabbè, l'avete già visto che Pallino è venuto con noi, sono venuti entrambi e ovviamente prima di uscire mattino, pomeriggio e sera papà Antonio dà sempre da mangiare a Rocky e a Pallino. Ora andiamo a vedere papà Antonio che cosa prepara a Rocky e Pallino. Lo sai che? Dimmi. Pallino? Sì, Diego, Pallino. Che è il nostro cagnolino, quello nero. Sì. Oggi ha mangiato la roba di Rocky. Mangia sempre la roba di Rocky. Dovete sapere che Pallino incomincia ad amare le crocchette di Rocky. Le piacciono. Io non so se è per togliere il cibo dalla bocca di Rocky o effettivamente le piacciono le crocchette, perché sono crocchette pure molto litigano. Grandi. Eppure litigano. Sì, ebbene sì, perché quando Rocky ha un osso, Pallino che cosa fa? Gli va a ringhiare. Ma perché sì. Si mangiano la... Ah, non lo so, non lo so. Vabbè. E ovviamente Rocky non so che cosa sta facendo, e anche Pallino. Vabbè, intanto vediamo papà Antonio che prepara la pappa per Rocky. Come potete ben vedere, tutta quest'acqua che vedete per terra, sapete chi è l'artefice? Lui, questo qua, questo Rocky, le crocchette, l'acqua, tutto quanto. Niente, non ne ha voglia. Mi sa che vorrebbe uscire con noi, ma ovviamente tra poco, quando rientriamo, vi faremo vedere la passeggiata che gli facciamo fare tutte le sere, tutte le mattine e tutti i pomeriggi li portiamo fuori. E dopo voi, ecco, è questo che intendevo prima. Basta, basta, basta. Eccolo qua, real life. Chiara, hai cambiato look? Così in poco tempo, neanche il tempo di schioccare le dita e tu sei già pronta. Vabbè, papà Antonio ha sistemato tutto e ora possiamo andare a cena. Quello che vuoi. Adesso c'è anche la pastellina. Chiara e Diego, tutto vero? Ovviamente non voglio sentire una macchietta, una macchiettina che non sa ancora la nostra canzone. Quindi, se volessi recuperare, perché magari ti sei dimenticato, dimenticata, o magari l'hai ascoltata una volta sola e non la sai ancora, devi andare ad ascoltare la nostra canzone, cantarla, caricare video e taggarci. Mi raccomando. Vabbè ragazzi, è tardissimo, papà Antonio sta già spegnendo le luci, perché sennò stasera non si cena. Ecco, vabbè, sta continuando a spegnere, andiamo. Papà Antonio, su, ma sei sempre l'ultimo. Andiamo, preso su. Tutto. Sì, preso tutto, andiamo, andiamo. Le chiavi. Chiudi le, apri la porta, impegnati bene. Oh, sia sopra che sotto, mi raccomando. Dai, su, veloce che arriviamo tardi a cena. Ce la posso fare. Dai, su, dai. Neanche il tempo di fare 2 chilometri in macchina e lui dopo una giornata di mare completamente bollito e si è addormentato in macchina. Ovviamente Chiara, dammi la manina, brava cucciola, guardiamo prima che c'è la strada. Mi raccomando bimbi, assicuratevi ogni volta che attraversate la strada di guardare destra e sinistra onde evitare che qualcuno vi vi schiacci. Dimmi. Fai singhiozzo? Mannaggia. L'ultima volta? No, lì vicino. Eccolo qua. E stasera ceno con lui, ma non ti saluto. La mitica zia Vitto. Stasera ceniamo. Come, non te li ha portati? No, adesso però mi ha portato solo questi oggi. Mannaggia. No. Vabbè, dai, andiamo. Andiamo a cena. E ovviamente dopo la cena un bel gelatino. Diego, un bel gelato. Un bel gelato. Dovete sapere che Diego ha dormito praticamente tutta la cena, si è appena svegliato. E la sua cena è il gelato. Com'è? Buono? Che gusto è? Al cremino. E la mamma tutto cioccolato, anzi tutto Nutella.
Siamo appena entrati in casa e lui è contentissimo. Ovviamente era fuori e gli abbiamo appena aperto. Guardate com'è agitato. Sì, sì, e anche Pallino è agitato. Vabbè, vediamo un po' com'è alla sera qua fuori. Praticamente non si vede niente, ma laggiù, io ovviamente voi non lo vedete, ma c'è un mare stupendo. Piano, Loki, basta. Voi dovete sapere che gli diamo gli ossi per andare via, perché abbiamo paura che abbai, e ovviamente questi sono tutti posti dopo. Cos'è successo? Com'è scappato Pallino? È andato a petto nudo. Ecco. E Chiara, tutto bene? Vabbè, facciamo una cosa, mettiamoci il pigiama e torniamo. Ma cosa starà facendo mamma Giulia, scusa? Che secondo fai? Secondo voi? Ecco. Lavi per terra? Sì, in vacanza, sto pure facendo le pulizie in vacanza, cioè non ho parole. Brava mamma Giulia. Voi, volevi venire ad aiutare? Vedete, guardate un po'. Metti giù, metti su, metti giù, metti su, metti giù, metti su e lavi il pavimento come vuoi tu. Hai capito? Hai fatto pure rima, eh? Brava. Giulia ha un sacco di doti nascoste. Faccio anche la bella lavanderina. Chi è che ha spento le luci? Comunque, bimbi, io... siete stati voi? Eh? Cosa avete fatto? Oh, oh. Cosa state facendo? Niente. Siete stanchi? Oh, oh. Una giornata lunga oggi, eh? Ok, spostati, perché se no ti tocchi i piedi, poi non ti sposi. E Pallino? Come facciamo? E Pallino è sempre qua. Mi raccomando, non si abbandonano mai i cani in vacanza. Mi raccomando, macchiette e macchiettine, anche se volete andare in vacanza a divertirvi, mai abbandonare i nostri amici a quattro zampe. E difatti non ce li siamo portati dietro. Vabbè, io continuo. Io, mamma Giulia. E io ti riprendo. Bravo. E ovviamente siamo tornati da voi con... Chiara, non gridare. Sono le 11 di sera, ok? E magari qualcuno sta già riposando. Noi siamo andati, cena fuori, siamo andati a prendere il gelato, siamo arrivati a casa, ci siamo messi il pigiama e ora dobbiamo giocare un pochino con Rocky, perché ovviamente è un paio di ore che lui era da solo. Come ben sapete, anche durante il periodo delle vacanze, i cani non vanno mai abbandonati. Ovviamente se portate i cani. Noi ovviamente abbiamo deciso di portarli in vacanza con noi e ovviamente ora... Sì, perché lasciarli da soli, poverini. No. Vi faccio vedere che cosa sta facendo Rocky. No! Praticamente abbiamo dato a lui 2 ore e mezza fa da mangiare e non aveva mangiato. Sta mangiando ora. Allora, ora vi spiego una cosa. Pallino, ok, noi gli diamo da mangiare e poi non usiamo. E lui non mangia. Non mangia e poi quando arriviamo... mangia. Lui mangia tutto, quindi in pratica lui mangia quando noi rientriamo in casa, tipo alle 10 di mattina usciamo e gli lasciamo il mangiare, lui non mangia subito, aspetta magari qualche ora, noi. Bravissima, aspetta che noi rientriamo a casa per poi mangiare, e sembrerebbe che lui faccia la stessa identica cosa. E ovviamente, come ben sapete, Rocky sta crescendo a vista d'occhio e dimmi amore. Ma mamma, non dovevi far vedere la... Ah, è vero, è vero. Allora, siediti. Intanto fammi vedere il piedino. Dovete sapere che Chiara oggi si è tagliata. Ci siamo dimenticati di farvelo vedere. Perché, Chiara? Perché? Ho pianto tanto. Hai piangiuto? Ha pianto tanto, ma la mamma non aveva il telefono dietro e quindi purtroppo non abbiamo potuto farvelo vedere. Ha ma finito. Abbiamo recuperato, vi abbiamo fatto vedere ora il dolore di Chiara. Da 1 a 10, quanto ti sei fatta male? E mi fa ancora male ora, 100. Ovviamente, no. Ovviamente, real life. E poi portarlo fuori. Eh sì, non l'ha ancora portato, ovviamente adesso laveremo il pavimento così sarà tutto bello pulito prima di andare a nanna. Io vi volevo ricordare che la nostra vita e i nostri vlog sono tutti real life e mamma... vita vera. Ragazzi, voi non potete capire che cosa ho appena visto. Che cosa? No. Ragazzi, guardate a fianco alla faccia di papà Antonio. No, che bello! Ragazzi, la luna rossa!
La luna rossa! Cioè, vi rendete conto che c'è la luna rossa? Ovviamente papà Antonio, lui sta annaffiando le piante finte. No, scherzo ragazzi, sta continuando a lavare il pavimento perché Rocky aveva fatto la pipì. No, ragazzi, voi non potete capire. Ovviamente la vedete un po' sgranata. Mamma, è vicinissima. Vero che sembra vicina, e invece no ragazzi, è lontanissima. Come è lontanissima? Sì, è lontana. Ma vi rendete conto che è veramente molto strano che la luna sia rossa? Sono andata un attimo a vedere, perché giustamente non sono un'astrologa, quindi non posso sapere le fasi lunari. Un'astrologa? Sì, una che studia la luna. Quindi non posso sapere che cosa effettivamente causa la variazione del colore della luna, ma so che si può verificare in tre fasi diverse, in pratica una al sorgere del sole, una al tramontare o una all'eclissi lunare. Quindi sembrerebbe che secondo me stasera c'è l'eclissi lunare. Ovviamente raga, amore, è una cosa particolare che avviene alla luna, ma effettivamente non lo so, quindi non voglio dire cavolate. Ragazzi, è veramente spettacolare. Mamma, ehi Chicco, dimmi. Guarda, mi sembra due occhi e una faccia quella lì. Guarda. Quale? Fammi vedere. Zoom, zoom, zoom. Sì! Vabbè ragazzi, Diego, sincero, ti piace più la luna rossa o la luna bianca? Rossa, vero, è più bella. Anche a me piace più la rossa. Chiara, ti piace più la luna rossa o la luna bianca? Rossa. Ma voi lo sapete che la luna può cambiare? Può essere rotonda, mezzaluna o luna piena? Quando ero piccola, ragazzi, sì? Nella mia testa pensavo che la luna, sì? All'interno aveva una lampadina, che all'interno c'era anche una persona che ogni volta che gli andava l'accendeva e cambiava colore. È una cosa bellissima, e difatti voglio chiedere alle nostre macchiette, macchiettine, di scrivere qua sotto nei commenti che cosa pensano loro della luna e soprattutto che cosa pensavano quando erano piccoli. Ma sai che? Sì? Tanto tempo fa, avevo 5 anni, tipo. Sì, quindi 6 mesi fa, sì. Vabbè, amore, scherzo, l'anno scorso, sì. Io volevo chiamare Rocky Azzurro. Ah, quindi l'hai svelato alle macchiette e macchiettine. Dovete sapere che lui non si doveva chiamare Rocky, ma bensì Diego voleva chiamarlo Azzurro, perché lo voleva con gli occhi azzurri e il corpo marrone. Però il problema è che Rocky è marrone, come lo voleva Diego. Piacere. Ma bensì ha gli occhi marroncini. Ovviamente Diego, tu vieni qua, guarda di che colore ce li ha. No, perché c'è la luce, perché è buio, c'è, e c'è il flash. Se volte c'è la verdi. Sì, e ok. Aspetta, Rocky, guardate un po' che occhi c'ha particolari stasera. Vabbè amici, voi state belli comodi perché praticamente io vado a dormire, ma voi vedrete già il domani. Quindi 3, 2, 1... Ecco a voi la colazione di Chiara quando siamo in vacanza. Allora, focaccia, perché dovete sapere che da noi la focaccia è una cosa fantastica. Vedi? Avete visto? Chiara la mette avvolta alla carta perché è veramente tanto unta. Chiara, ma da 1 a 10 quanto è buona la focaccia? Penso che l'abbiate capito da sole quanto piace a Chiara la focaccia. Io mi sono messa Vabbè, dai, facciamo colazione. Come potete notare, siamo da soli in casa. Guardate un po', non c'è nessuno, perché papà Antonio e figlio Diego sono già usciti. Infatti vi faccio vedere, c'è Rocky lì che sta masticando un succo. Oggi una giornata un pochino nuvolosa, ma noi andiamo al mare lo stesso, perché andiamo coi cuginetti, vero amore? Sì. Andiamo con i cuginetti, ci divertiamo un sacco, facciamo un sacco di avventure, di sfide, di buche, di bagni, un sacco di cose facciamo. Vabbè ragazzi, Chiara, a te buona colazione, a dopo.
Immagino che già qualcuno di voi dica: ma come mai Chiara non fa i compiti durante le vacanze estive? Chiara sta facendo i compiti, ogni giorno 2 o 3 paginette le fa, in maniera che quando torniamo a Roma ha veramente poco da fare e deve solo più ripassare completamente tutto quello che ha fatto durante l'estate, anzi durante l'anno. E invece voi bimbi, come siete messi con i compiti estivi? Siete già a buon punto? Siete a metà? Avete quasi finito? Non avete neanche ancora cominciato? Vabbè, scrivetemelo qua sotto nei commenti e soprattutto voglio sapere da voi qual è la vostra materia preferita, ma durante l'estate, quindi la materia che è più semplice secondo voi da fare nel periodo delle vacanze estive. Vabbè ragazzi, io continuo a fare 2 cose e mi vado a preparare perché sono ancora con il pigiama, sono abbastanza combinata male, ma vabbè, lo sapete che noi real life è vita vera, quindi come mi sveglio al mattino noi ci facciamo vedere, anche Chiara, difatti Chiara si è appena svegliata, e niente, e noi ci prepariamo per poi uscire, che arriverà papà Antonio e Diego a prenderci. Ovviamente dove potevamo essere se non alla Toysland? Dovete sapere che Chiara gli hanno regalato dei soldini per il regalo del compleanno, che purtroppo non sono riusciti a venire al suo compleanno, ma Chiara ha rimediato dei soldini e ora voleva comprarsi qualcosina. E ovviamente ci sono un sacco di cose. Chiara, hai deciso che cosa comprare? Quello per fare braccialetti. Se c'è, sì. Ad esempio quelli ci sono. Poi ci sono anche questi. Però mi sa che quello lì è più carino, sai? Ma che vuol dire questo? Ok. È già uno. Va bene, dai, facciamo un giretto. C'è anche Diego che sta cercando qualcosa, ma non lo vedo. Vabbè, tu Chiara cerca tu. E poi andiamo a vedere Diego. Ah, qua ci sono Masha e Orso, Ladybug e Chat Noir. Quello lì quanto costa, l'hai visto? No, amore, sui 20-25 più o meno. Ah, allora mi posso prendere pure le unghie. Eh sì, va bene, ho capito. E questo cos'è? Macchinetta del caffè, per piccoli. Mm. Di certo non è per grandi. Mm. Ah, qua ce ne sono altri, guarda qua. Qua c'è anche la lavagna. Ah sì, le bambole quelle grosse. Quelle che mi aveva portato Babbo Natale. Sì, vabbè. Guarda che il castello, che bello. Mamma decide che sta bella. Dai, allora vai a prenderti quello che vuoi. Ragazzi, vieni, ci voglio fare vedere. Ok, andiamo. Dove erano le unghie? Qua. Le unghie? Sì, non erano qua da qualche parte? Qua smalti. Allora, come hai detto tu, questo. Ok. Per i nonni. Sì. Ah, viene 4,50. Se vuoi ne puoi prendere anche più di uno. Devo prendere pure il filo. E il filo mi sa che c'è già dentro, amore. Vedi? C'è già dentro. $24.99, quindi questo insieme a questo viene 30. Ah, sta arrivando Diego. Vediamo. Wow. Ma scusami un attimo, ma questo è l'anticipo del compleanno? Certo. No. Questo compleanno è finito. No. Il regalo io già gliel'ho fatto. Okay. Ok. Va bene, Chiara, hai scelto? Questo è quello che ok, andiamo. Andiamo. Alla fine abbiamo anche trovato il regalo del compleanno, Chiara. Guarda cosa ho trovato, quello che cercavi tu. Oh my god. No, no, sei già fatto i suoi calcoli, io vai, puoi... A 70, no, 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 tutti non li spendi tutti. No. Se vuoi prendi ancora un pacco. Quale vuoi? Un pacco, questo, mi piace. Allora, questo... E ancora uno, poi basta, perché non si sprecano tutti i soldini, Chiara, lo sai. Allora, Chiara, fammi un po' vedere alla fine cosa hai scelto. Aspetta, io ti volevo unghie, far vedere... braccialetti, top, ti benissimo. Ti volevo far vedere una cosa, guarda. Cosa mi vuoi far vedere? Questo, sì, no, no, brutto. Lì quelli sono stickers, amore, e poi ho paura che non servono a nulla. Una ragazza che lavora qua si ha altri figli, perché questi mi sa che non mi bastano. Ma qua non so, sicuramente in merceria. Comunque chiediamo, andiamo a chiedere. Alla fine, Chiara, neanche il tempo di uscire e già... apre le unghie. Io ho preso una cosa, lei milioni. Ma amore, ma tu hai speso di più di lei. E poi questo era per il tuo compleanno, Diego. Andiamo cucciola. Wow, già le unghie. Vabbè, dopo vi facciamo vedere come Chiara fa un braccialetto durante le vacanze estive. Ecco qua, Chiara si è fermata e ha deciso di iniziare a fare il suo braccialetto. No, okay. Aspetta, prima devi vedere se ti va, mi sa che... Ma guarda che è allargabile. Sì, però è giusto, mi sa. Allora, aspetta un attimo, ti do una mano e poi vediamo il braccialetto finito. Ok, vediamo un po'. Ecco a voi il braccialetto fatto da Chiara col suo nome personalizzato. Che bello. Chi ha R A
H-I-R. Bravo. Ok, tra poco me ne fai anche uno per me? Va bene. Grazie. Ma anche lo. No, mamma Giulia. Mamma Giulia. Mamma. Oh. Ma se leggi K-I-R a come si Ciara. Ciara. Abbiamo messo le batterie alla pianola. Oh, adesso Diego ha deciso di farci ascoltare una canzone scritta da lui. Ok, allora dai, cantami una canzone, nel mente suonami la melodia. Dai. Fare quello che vuoi. Adesso c'è anche Rocky che fa parte di noi. Chiara e Diego, tutto vero? Bravissimo. Allora, macchiette e macchiettine, guardate un po' che brutto tempo che è venuto. Fortunatamente non eravamo al mare, ma eravamo a casa che ci stavamo preparando e sta diluviando. Mannaggia che brutto tempo quest'anno. Vabbè, un po' di acqua ci vuole, ma speriamo che smetta. Sta pure grandinando. Ma... no, vabbè. Macchiette e macchiettine, sta grandinando. Sta grandinando. E sentite come tuona. Cioè, vai, vai. Era di là sul tuo letto. Dovete sapere che prima stava piovendo e allora per non far bagnare Rocky l'abbiamo messo in casa. Ora sta quasi terminando di piovere, sperando che si apra un po' il cielo, che almeno così usciamo. E ovviamente Rocky è dentro casa. Nel mentre che fuori sta ancora leggermente pioviginando, ma si è già aperto il cielo, sì, va già molto meglio rispetto a prima, abbiamo un Diego che si sta mangiando pane e Nutella e Chiara che non ha ancora smesso di fare braccialetti. Difatti vi faccio vedere che me ne ha fatto anche una a me, super fantastico. Ho fatto questo per me ovviamente. Fammelo vedere, dammelo sulla manina che così voglio vedere cosa c'è scritto. Niente. Ah, niente, hai fatto tutti con le faccine. E i frutti, bellissimo. E invece qua, come l'avete già visto, Chiara. Ma wow. Poi nella collana che avete già visto c'era scritto Frio Chiara. E poi ho fatto una camigliera che ve la faccio vedere. State un attimo qua, non andate via. No, ma vabbè. Io non ho parole, Rocky. Non ho parole, hai pure scansato il letto. Scendi giù però. Stavi dicendo, Chiara? E ho fatto una cavigliera. Ah, questa è una cavigliera. E bellissima. Il braccialetto per la nonna. Wow. Chiara, cosa volevi dire, amore? Invece di fare tutti i braccialetti con queste palline oppure le altre, ok, ho cambiato proprio tipologia. Le ho fatte con queste. Sono fatto il mio culo. Che bello. Un braccialetto solo mio. Queste palline è fantastico. E alla mamma ho pure cambiato il braccialetto. L'ho fatto mamma Giulia colorata la scritta. E con dei palettini super bello. Questo è il regalo più bello che abbia mai avuto. Vero mamma? Sì, perché ti diverti. E dopo la pioggia siamo andati a cena e ora gelatino. Vero Diego? Cioè dovresti mangiarlo il gelato. Hai tutta la bocca sporca. E ovviamente papà Antonio e Chiara stanno mangiando anche loro il gelato. Allora Chiara ovviamente al gusto cremino, Diego gusto cremino, mamma tutto Nutella. Hanno sempre preso il cremino da quando sono piccolini, che sarebbe tipo Kinder. E papà? Papà ha preso nocciola e pistacchio. Molto buono. E sapete no che dopo il gelato cosa dobbiamo fare? Andare a fare una passeggiata con... Calvino. Ah, ok. Allora, siamo appena usciti. Spero di no. Papà Antonio sta per arrivare. Tanto buono, ce n'è papà. Sì, voi non ci crederete quanto tira. Cioè, io da un po' che non lo portavo a spasso così, perché di solito lo porta sempre Antonio. No, di qua, andiamo di qua. Andiamo a vedere papà Antonio. Guarda, ragazzi, non ci potete credere. Tira un sacco. Quanto tira? Un sacco.
Mamma mia. Non so come fa a tirare così tanto. Sì, ho capito, è quasi 30 passachili, però non pensavo che arrivasse a tirare così tanto, hai capito? Finalmente è arrivato papà Antonio a tenerlo. Comunque, anche se papà Antonio fosse tipo in sovrappensiero, Rocky dà uno strattone a papà Antonio e lui potrebbe cadere. Però speriamo che non cada mai. Cadendo perché era sovrappensiero. Ve lo giuro, ragazzi, quando andiamo a vedere c'è un Rottweiler. E Diego dice: no, andiamo via. Me lo voglio far vedere come fa. Sì, vediamo come fa. Guarda che l'abbiamo già visto, eh. No, nel video no. Sì, sì, vabbè, sì, più o meno. Già Diego si vedeva che stava tremando. Devo ammettere che le temperature rispetto a prima della pioggia di oggi pomeriggio erano leggermente più alte. Aspetta, 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 papà Antonio ha appena lasciato libero Rocky. Mamma, vediamo dove va. Mamma, oh, sai che se va male Rottweiler sono guai. Guarda, guarda che cosa gli fa. Rocky! Sembrerebbe che io non vado sempre con loro, eh? Guarda come parla. Sì, perché papà Antonio lo fa giocare, è normale. Dove vai? Rocky? No, mamma, si sente già il cane? Aiuto. Freddo. Sì, fa freddo. Stavo dicendo prima che si sono abbassate le temperature da quando oggi pomeriggio ha piovuto. Rocky, vieni qua. Rocky. È già arrabbiato. Ecco, è così che papà Antonio mise il guinzaglio a Rocky. Non si può più prendere. Guardalo, guardalo, guardalo. È flash. L'hai visto? Oh Antonio, come ci andavi delicato per prenderlo? Avevi paura che ti sentisse? Vabbè ragazzi, io ho deciso di continuare a filmare perché voglio vedere la faccia di Diego quando vede quel cane gigante. Dai, vai davanti con papi. Ok, torniamo indietro. Ragazzi, vai! Sì. Marino! No, prima non so se no. Ecco! Vabbè ragazzi, noi finiamo la nostra bella camminata perché dobbiamo andare a dormire, perché domani ci aspetta una giornata bellissima di sole, così dicono le previsioni, e quindi staremo tutto il giorno al mare perché praticamente questi giorni siamo stati veramente veramente poco. Speriamo, speriamo. L'attivazione all'apparecchio? Ah, va bene, brava. In pratica lei su di sopra al palato c'è un buchino che lei ogni sera deve fare in pratica un giro con una specie di cacciavitine in maniera da allargarlo, insomma. Ma non gli fa male. Non gli fa male. No, gli darà un po' fastidio. Vabbè, adesso andiamo e vedete l'attivazione che noi facciamo tutti i giorni. Allora, con questo specie di cacciavitino apposta per l'apparecchio andremo a fare l'attivazione, mamma, cioè allargarlo di un minuto. Però posso segnare io? Sì, lo segni tu. Mettiti lì che voglio fidarmi. No, perché devi stare così. Mamma, quando ti dico stop e stop. Però lo dobbiamo far uscire tutto, perché sennò poi se non esce il buchino successivo è un casino, l'aveva detto la dottoressa. Dai, apri. No, vedi? Non abbiamo fatto il buchino esatto. Dai, l'altra volta, e adesso è un casino. Ok, stai ferma, eh? Allora, incastrato, lo dobbiamo spingere fino indietro finché non esce il gancino successivo. Oh. Fammi vedere. Ah, ok, perfetto. Attivazione fatta. Ora hai tutti i denti sporchissimi, quindi vai immediatamente posso a lavarteli. Voglio farmi vedere. Dovete sapere che ogni sera Chiara ha il suo diario che deve fare una X e scrivere quante attivazioni. Ogni sera ne deve fare una. Adesso tu vai a pulirteli e te li controllo io dopo. Prima da passare sarà Diego con il suo spazzolino della Elmex e dentifricio Elmex. Bravissima. E vai. Strofina, strofina, strofina finché i denti non sono perfettamente puliti. Ok, bravissimo. Poi toccherà a Chiara. Uso l'idropulsore? No, l'idropulsore lo usiamo al mattino. Alla sera lo lavi bene 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 con lo spazzolino normale. Strofina più che puoi. Dovete sapere che Chiara usa sempre l'idropulsore da quando ha l'apparecchio. Il problema è che questo bagno è piccolino
e mi sa che per le vacanze estive farà un po' di fatica a usarlo. Difatti ora lei si spazzolerà benissimo i denti e poi andiamo a nanna, perché domani è una giornata impegnativa, tutto il giorno mare. Fammi un po' vedere come sono i dentini. Ah, belli puliti, bravissimo, dammi 5, complimenti. Ebbene sì, domani è un'altra giornata, quindi avvia la giornata numero 3. Quindi a domani, 3, 2, 1. Ed eccoci al mare. Siamo arrivati al mare. Guardate un po' il costumino, Diego, papà e mamma Giulia ce l'hanno uguale. Anche Chiara ce l'aveva uguale, ma la mutandina gli va larga e dobbiamo portarla a stringere. Io stavolta ho quello della mela con l'asciugamano abbinato, che è stato un regalo di Comple. Bravo. Allora andiamo a toccare l'acqua? Andiamo. Ragazzi, oggi sembrerebbe la prima giornata di sole. È un pochino, però l'acqua è pulita. Papà Antonio si sta già mettendo la crema perché ha paura di bruciarsi. Ciao, Bianchino. Oggi sembrerebbe la prima giornata bella e con gente in spiaggia. Adesso Chiara gli metterà la crema a papà Antonio, perché ha paura di ustionarsi, eh? E fa bene, mi raccomando, anche voi bimbi da casa, mettetevi sempre la crema perché è super importante. Mi spiegate cosa state facendo voi due? Siamo all'ombra. Siete all'ombra? Questo l'ho visto, perché oggi fa veramente caldo al sole. Wow, quanti bracciali, anche io. Questo è quello che mi ha fatto Chiara. E tu, Diego, il tuo dove l'hai lasciato? A casa, mannaggia. E ovviamente si sono fatti il bagno. Ah, e se vedete costumi diversi, perché dovete sapere che se li sono cambiati per farsi il bagno. E anche Chiara si tuffa! No, ma vi sembra normale che il padre faccia i propri figli prima Chiara e poi Diego? No, prima Diego. Prima Diego, gliel'ha già fatta Diego, poi gliel'ha fatta Chiara. Niente, dai, ancora un minuto, su papà Antonio, che poi andiamo a mangiare. Diego, ti stai addormentando? Ti stai rilassando? Mi sa che dopo pranzo un'oretta di pennichella Diego se la fa. Dai, ciabattine e andiamo a pranzo! Pranzo! Terminato di mangiare. Oh, Chiara, che è successo? Ti è venuto un brivido? Guarda, allora, eccolo qua. Oh, Chiara. Ma Chiara, ma ti sembra normale quello che fai? Ma quel cornetto è più grande di te, cioè ti rendi conto? Arrivate le cuginette. Chiara, cosa gli stai facendo firmare? No, perché vogliono i bracciali che hanno fatto. Ah, io. ok, brava. E praticamente qua sono gli ordini. Addirittura, ti fai pure pagare? Sì. Ah, curva sei, è imprenditrice proprio, complimenti. Ma andate a farvi il bagno? Ora andiamo in fatti. Ok, si stanno preparando per andare a farsi un bagno. Vai, 3, 2, 1, via! Non so come fanno a buttarsi direttamente in acqua ancora prima di toccare l'acqua. Io starei congelando. Chi è? Ecco, Chiara adesso si vuole buttare. Vai, amore! Aia, mi sa che papà Antonio ha preso Lucrezia, la nipotina, e la sta buttando. Aia, sa che lei non è tanto contenta. Finalmente si divertono anche con le cuginette Rebecca e Lucrezia. Guardate un po', bagno bagnettoso. Ragazzi, l'estate praticamente è iniziata. Cosa state facendo? Un castello! Wow, bellissimo! No, è bello, è venuto molto bene. Scava bene, eh? Bravissimo. Momenti, Giorgio lo faceva cadere. Mannaggia. Mamma Giulia si è bruciata le ginocchia oggi. Bene, ottimo. Stanno facendo il secondo castello. 1, 2, 3. E Diego farà il suo primo. No, si è distrutto. Vai. Anche tu fai il primo come Chiara, Giorgia e Rebecca. Vai. Ok. E adesso schiaccia bene, bravissimo. 1, 2. Ora facciamo due colpi, fa così con la paretta.
Una, due e tre! Bellissimo! Le nostre femminucce stanno continuando a fare il castello. Se voi lo fate, che da qui parte e va fino laggiù, potrete unirlo il castello e diventa un castello gigante. Ma vi state proprio impegnando, femminucce. Soprattutto io a non farlo cadere. Brava, che è la cosa più importante. Ok, vediamo il secondo castello di Diego. Ok, Diego, se tu ti spostassi, ne potreste fare uno direttamente dietro la tua schiena. Chissà come mai bisogna sempre differenziare. Quello che fanno i maschi è differente da quello che fanno le femmine e viceversa. Qua i lavori stanno continuando e sembrerebbe che vanno a gonfie vele. Anche Diego sta continuando a fare il suo castello di sabbia. Poi abbiamo Rebecca che sta aiutando la nostra amica Giorgia a fare questo castello di sabbia. Ma vi state impegnando, femminucce? Dimmi, cucciola, cosa c'è? Wow, vediamo un po' come l'hai decorato. Vieni a vedere davanti. Vediamo un po'. Allora, fammelo un po' vedere. Wow, bellissimo. No, vabbè. Ma questo è perfetto, Diego. Ma sei sicuro che l'hai fatto tu o ti ha aiutato papà? No, io. Da solo? E adesso si stanno occupando un'ora della loro giornata, perché praticamente siamo quasi a fine giornata. Mamma, abbiamo deciso che li uniamo. Bravissima, brava. Mi sa che le nostre cuccioline si sono arrese e hanno deciso di fare il bagno. Difatti, tutte in acqua! Tutti in acqua! Mi sa che la nostra giornata di mare si conclude di nuovo in acqua e facendo un mega gavettone. Ecco, con la distruzione di tutti i castelli. Stasera abbiamo le cuginette a dormire a casa con noi. Si stanno lavando bene bene i dentini. Abbiamo qua la cucciolina che dobbiamo fare l'attivazione. Ci sei? Andiamo a farla? Ok. Io deduco che stasera sarà una serata un pochino complicata. Abbiamo le cuginette a dormire con noi e ovviamente è la prima volta che dormono insieme a noi in questa casa, quindi sarà un pochino difficile perché dobbiamo sistemare il letto, il divano, dobbiamo fare un po' di cose. Appena sistemeremo tutto vi faremo vedere dove si metteranno le cuccioline. Ovviamente abbiamo un po' di ciabatte sparse, è entrato Rocky e le bambine si sono chiuse in camera. Bimbe, tutto bene? Chiudiamo che sennò entra Rocky. Adesso papà Antonio sta portando Rocky a fare un giro. Cosa fate? Ma sei fuori? Vi siete spaventati? Sì. E niente ragazzi, sono praticamente mezzanotte. Sì, non posso farvi vedere l'orologio perché mi si è spento, ma sono mezzanotte e io direi che è quasi ora di andare a dormire. Il divano è quasi pronto, manca solo da mettere le lenzuola e poi forse finalmente potremo andare a dormire. Quindi io vi saluto e ci vediamo domani mattina. Ed eccoci qua, siamo di nuovo al mare, hanno dormito e ora si stanno divertendo. Diego ovviamente ancora prima di entrare in acqua lui ha già messo gli occhialini. Niente, si schizzano, continuano a schizzarsi. Vabbè ragazzi, mi sa che la nostra giornata al mare abbia inizio. Wow, castello di sabbia Silvia. Chiara e Diego contro Rebecca e Lucrezia, le cuginette. No, sai cosa potresti fare? Allora, prendi il secchio, mettilo sopra e lo sposti fino laggiù. Fai così, brava. Vai, spostalo. Bravissima, amore. Hai visto che è venuto? Te l'avevo detto, almeno l'avete spostato un pochettino. Rebecca e Lucrezia, anche loro sono alle prese con il castello. Ma che bel costumino, Diego, che abbiamo. Oh, come sta procedendo la tua vacanza in Liguria? Molto bene. Meno male. Tutto bene. Che sto con te, va tutto bene. Cioè, macchiette, macchiettine, avete sentito papà Antonio che cosa mi ha detto? È o non è un uomo da sposare? No, scherzavo, Come scherzavi? E allora, facciamo una cosa, macchiette, macchiettine. Se volete che papà mi faccia la proposta di matrimonio, lo dovete scrivere qua sotto nei commenti. E ovviamente la proposta di matrimonio a sorpresa e le nostre macchiette, macchiettine devono proposta essere presenti. La proposta di matrimonio, le macchiette, macchiettine devono arrivare a 100.000 like. Cioè, se non arriva a 100.000 like questo video, io non sposerò mamma Giulia.
quindi non mi farà la proposta. Lasciate. Ma voglio 30 giorni di tempo però, eh. Solo 30 giorni di tempo per 100.000 like. 100.000 like, sì. Quindi incominciate a spolliciare, condividere il video con tutti i vostri amici e dire di mettere like, mi raccomando. E ovviamente la proposta di matrimonio la farai insieme a loro, giusto? Perché certo. Registrerai tutto, registro vero? Tutto. Perché io non ci posso essere. 100.000 like a partire da ora. Ma che bravi sono i miei cucciolini! Bravi, bravi, continuate, continuate, continuate! Oh, ci stiamo preparando per andare a fare un giretto sugli scogli, tutti quanti insieme. Qualcuno ha le ciabattine, qualcuno sì, qualcuno no. Vabbè, andiamo! La prendete laggiù l'acqua, eh? Andiamo sugli scogli e secondo voi loro riusciranno a prendere qualche granchietto? Boh, andiamo e lo scopriremo. Siamo arrivati sugli scogli. Piano, piano. Io ti avevo detto che era meglio portarti le ciabatte. Non mi hai ascoltato, amore mio? Ma non scivola, scivola più con le ciabatte. Ok, poi abbiamo Rebecca e Lucrezia che loro stanno andando avanti pian pianino. Brave, brave. Finalmente qua c'è un bel posto, acqua bella pulita, si vedono bene i piedini. E poi c'è papà Antonio e figlio Diego che Diego sta piangendo perché si sta facendo male ai piedini. Ma io gli avevo detto se per cortesia si portava le ciabatte. E lui mi ha detto no, non le porto le ciabatte. Chiara, cosa hai trovato? Fammelo vedere? Cos'è una specie di conchiglia? No, e queste si mangiano. Ah, sono, sì, sono quelle che rimangono attaccate agli scogli. Questo è il nostro, ok? Dovete sapere che a Chiara piace un sacco trovare conchiglie, molluschi, gli piace trovare i pesciolini, i granchietti. Ovviamente non li facciamo del male, poi verranno sempre liberati dopo qualche minuto. Cosa sta facendo Chiara? Sta scavando nella roccia, nello scoglio sta scavando. Allora, o si spezza la paletta, o si fa male lei, o riesce a trovare qualcosa. Chiara alla fine si è messa in ginocchio. Eccola qua, Highlander sta arrivando. Posso sapere cosa stai facendo oltre che sbadigliare? Sto rilassando. Allora, Chiara, ti stai facendo una bella coda tirata? Tutta da sola per andare a pranzo? Che bella che sei, bellissima, brava. Così mamma? Sì, aspetta amore che qua devi ancora prendere, vedi qua dietro c'è ancora un ciuffo di capelli. Dovete sapere che Chiara ogni volta si sistema per andare a pranzo, anche se siamo ancora in spiaggia. Bisogna sempre essere belle ordinate, soprattutto i capelli quando uno va a pranzo. Vai a bagnarti ancora un po' i capelli così rimangono belli tirati. Sei favolosa. Ma non così, con l'acqua normale. Ma Chiara, buon appetito. Lei e i suoi tortellini, panna e prosciutto. Brava, momenti ti bruci. Cosa stanno facendo con le loro amiche Chiara e Diego? Diego sta provando a stare in piedi sulla tavola con scarsi risultati. Ok, ora tocca a Chiara. E ora hanno trovato un gioco che minimo per 2 ore li terrà occupati in acqua. E la mamma Giulia cerca di rilassarsi un attimo, perché papà Antonio è già rilassato lui. Quindi, relax. E per fare l'ultimo pezzo di registrazione della nostra vacanza, abbiamo deciso di portare un pochino Rocky a camminare senza guinzaglio. E ovviamente abbiamo intenzione di farvi vedere. Guardate un po', senza guinzaglio Rocky. Ovviamente evitiamo di lasciarlo da solo per troppo tempo, perché comunque è una razza che va sempre tenuta sotto controllo, anche se Rocky è super bravo. Vero Diego? Sì. Perché altre persone si possono spaventare perché lui è un cane molto grande. Mamma, dimmi. Ma è vero che salta solo e le compiti? Sì, amore, non fa niente, è bravissimo il nostro cane. Eh? Diego diceva che non fa nulla, salta solo e lecca. Vero? Che non morde nessuno? Perché è anche un cucciolino. C'è un sole bellissimo oggi. Rocky, fatti un po' vedere. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. E ovviamente mi ha dato tutta la sua bava nella mano. Mi era appena lavate le mani, eh. Annusa tutto. Deve scoprire il mondo che lo circonda lui.
un altro cane molto 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 grosso. E Asia, ne lo conosciamo questo cane? Sembrerebbe che vadino d'accordo. Vabbè, Asia è anche bravissima. Macchiette e macchiettine, è giunta al termine la nostra intera vacanza e io vi saluto. Noi siamo arrivati a casa, docciati, preparati per andare a dormire e affrontare un'altra notte. Quindi ci vediamo col video di domani. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ma e è finito il video, è finita la vacanza, sì. Quindi ciao! Venerato insieme a noi, Diego è sparito, è stato rapito. Adesso comincia nel guai perché se non c'è l'ansia sale, non si ferma. Neve bianca, moto slitta, iniziamo la ricerca con voi.